Afranio Metelli, un personaggio di primo piano nella pittura del Novecento in Umbria. Spoleto gli dedica una mostra, Minolo Russo. Spoleto riscopre Afranio Metelli, il pittore solitario ed eclettico amico di Pablo Picasso. Una riscoperta, 6 anni dalla morte, in una mostra diffusa che ha trovato il sostegno del critico d'arte Enrico Mascelloni e di Mario Squadroni per conto della soprintendenza archivistica dell'Umbria. Presenza questa dettata dall'interesse storico dell'archivio Metelli e dall'opera degli archivisti che, riordinando i documenti, hanno scoperto una serie di opere che Afranio aveva realizzato utilizzando alcuni documenti antichi. Artista eclettico, dunque, come si diceva, capace di confrontarsi con le diverse tendenze pittoriche del dopoguerra e sempre mantenendo un alto e originale profilo artistico. Di questo resta traccia nelle parole a lui rivolte dallo storico dell'arte Giovanni Carandente, che definiva la sua arte di qualità sconcertante, dedicandogli nel 2008 una mostra monografica a Palazzo Collicola. Anche lo storico Bruno Toscano ne rileva le qualità unite ad una modestia che ha finito per nuocergli. Oggi la scoperta viene grazie a sua figlia Cecilia e Afranio risplende attraverso una mostra diffusa presso la Fondazione Carispo, il MAD di Campello, Palazzo Collicola, Hotel dei Duchi, Madonna del Pozzo e l'Oratorio di San Sebastiano, mostra che ne esalta le qualità, mettendo in risalto come la lezione di Picasso, si erano frequentati in Costa Azzurra agli inizi degli anni 50, abbia prodotto buoni frutti.